terzo playoff nella Futsal Champions Cup. La futura Sales dice nei Mercenari contro Pecuru Giallu. Mercenari finiti terzi nel girone 2 che affrontano i Canarini arrivati sesti nel girone 3. Sono proprio i Canarini a iniziare meglio, trovando il vantaggio al terzo con l'Oristola. I Mercenari però pareggiano subito con Michael Frau. Il Pecuru in questo primo tempo sembra avere qualcosa in più. E Fisioboi ci prova col destro dalla distanza. Carta è attento e mette la palla in calcio d'angolo. Al 14esimo, Carta deve abdicare di nuovo, ancora sul mancino di Loristola. Ed è proprio Loristola col solito mancino a imbeccare. E Fisioboi che al 23esimo realizza il gol del 3-1 per il Pecuru Giallu FC. Risultato di 3-1, che è anche quello col quale le due squadre vanno a riposo. Nel secondo tempo i Mercenari partono bene. Azzeri però è bravissimo su Michael Frau. Formazione di casa che ci prova anche con Perra. Il suo pallonetto termina di poco sul fondo. Da quest'altra parte Maurizio Pisano è bravo Carta a uscire e respingere la minaccia. I Mercenari tornano in partita grazie a questo splendido triangolo tra Perra e Frau, che vede andare a segno il numero 22. Ci prova il Pecuru da quest'altra parte col solito Loristola. Carta è attento. L'azione continua, i Mercenari ripartono e trovano il gol del 3-3 con Michael Frau. Siamo al 45esimo minuto di gioco. Doppietta personale per il numero 9. Finale arrembante da entrambe le parti. Frau colpisce la traversa, Tola colpisce il palo. Ancora un'occasione per il Pecuru. Col solito Loristola, Carta è bravissimo e arriva il momento del triplice fischio finale. Si va ai calci di rigore. Maurizio Pisano per il Pecuru va in gol. Michael Frau per l'1-1 dei Mercenari. Tocca adesso a Fisioboi contro l'estremo difensore Nicola Carta, che non ci casca. Errore dal dischetto per il numero 9. Errore però anche per Coco, meglio, straordinaria parata di Angelo Azzeri. Graziano Medda realizza per il Pecuru, Alessio Sizia no per i Mercenari. E il Pecuru Giallu FC a far festa e qualificarsi per i quarti di finale, dove troverà giovedì prossimo il Kung Fu Panda.